Di Lauro, tradito dai suoi, così hanno preso F4. La primula rossa di Scampia, arrestato ieri, potrebbe essere stato tradito da uno dei suoi fedelissimi, che poche ore prima della cattura aveva ucciso la moglie a Melito. Prima di essere portato via dagli agenti, ha detto: pensate ai miei gatti. Primarie PD, grande affluenza anche in Campania, code ai seggi, un risultato sopra le aspettative. Riflettori puntati su Salerno, in ballo la leadership di De Luca. Astriano, presidente di seggio, contesta le liste e si chiude in casa con il kit del voto. Weekend di sangue sulle strade, 3 morti. Un 17enne di San Cipriano d'Aversa è morto a seguito di una caduta dallo scooter. Sempre nella notte a Battipaglia, in Litorania, schianto tra due auto, muore algerino di 45 anni. Mentre a Monte Corvino, un 61enne investito e ucciso mentre attraversa la strada. Benevento, nuovo stop al traffico, smog in città. Il vicecomandante della Polizia Municipale annuncia nuove azioni di contrasto. Al via le verifiche con lo street control, da domani anche l'installazione delle telecamere. Ad Avellino il carnevale della tradizione, giornata di grande festa e folla lungo il corso Vittorio Emanuele per la sfilata dei gruppi carnevaleschi irpini. Niente carri, ma balli e zeze che hanno coinvolto grandi e piccini. Napoli-Juve, in fiamma il San Paolo, 50.000 spettatori a fuori grotta, gli azzurri sfidano la capolista. Allegri recupera Ronaldo, Ancelotti si affida a Milik e Insigne. In Serie B Salernitana KO a Perugia 3-1, Benevento domani a Livorno per lanciare l'assalto alla vetta. In Serie D poker dell'Avellino, ma vince anche il Lanusei. Ed erano i nostri titoli, buonasera, buona domenica dal TG regionale del canale 696. In apertura torniamo sul clamoroso arresto di ieri a Napoli. F4 era il nome in codice nel clan di Lauro per Marco, la primula rossa di Scampia. Il superboss potrebbe essere stato tradito da uno dei suoi che poche ore prima aveva ucciso la compagna a Melito. Sentiamo. 150 uomini mobilitati tra poliziotti, carabinieri e finanzieri. Operazione con il codice di massima urgenza per catturare la primula rossa di Scampia, latitante da quasi 15 anni. Marco Di Lauro, nella classifica dei più pericolosi ricercati italiani, stilata dal Viminale, secondo solo a Matteo Messina Denaro. La sua presenza era stata data per certa in una palazzina di via Emilio Scaglione, a Chiaiano. Le forze dell'ordine accerchiano il fabbricato. Ammanettano Di Lauro mentre è ancora seduto a tavola. Non è armato, senza documenti o guardaspalle. Con lui solo la compagna, una ragazza bruna. Prima di essere portato via, solo una raccomandazione a poliziotti e carabinieri: pensate ai miei gatti, fate che non restino da soli stanotte. Ma come si è arrivati alla cattura di Di Lauro? Un retroscena fondamentale lo ha fornito il questore di Napoli, Antonio De Jesu, ieri in conferenza stampa, e cioè il femminicidio di poche ore prima a Melito, commesso da un ex sorvegliato speciale considerato tra gli uomini più fidati del clan di Lauro. Dopo quell'omicidio, ha svelato De Jesu, c'è stata una inusuale fibrillazione dell'attività investigativa che ci ha consentito di fare gli incroci giusti per arrivare all'abitazione dove si nascondeva Di Lauro. Vi posso dire solo questo, ha poi chiosato De Jesu. Fatto sta che quell'episodio di cronaca ha permesso di dare un'accelerazione decisiva per arrestare il super boss di Scampia, il quarto figlio di Paolo Di Lauro, detto Ciruzzo Milionario. Ma le indagini ora proseguiranno per ricostruire la fitta rete di complici che hanno garantito a Di Lauro, per tutti questi anni, di sottrarsi alla giustizia. È un uomo di 36 anni, Pasquale Dello Iacolo, ritenuto vicino al clan Longobardi Beneduce, è stato gambizzato nella notte nei pressi del parcheggio di una discoteca in via Campana a Pozzuoli. A sparargli due uomini in sella ad una moto di grossa cilindrata che hanno esploso 4 colpi di pistola. Ferito di striscio anche un giovane che si stava recando in discoteca. Dello Iacolo ha raggiunto con mezzi propri il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie, da dove è stato dimesso all'alba. L'uomo è stato ascoltato dai carabinieri. Ha raccontato di aver visto una persona avvicinarsi e sparargli senza alcun motivo. Dello Iacolo era stato arrestato nel novembre del 2016 durante l'operazione Ironman, che portò in carcere 46 appartenenti ai 3 gruppi che per anni hanno agito sotto il cartello dei Longobardi Beneduce di Pozzuoli, e fu condannato in primo grado a 10 anni di carcere. E cambiamo argomento, le primarie del Partito Democratico, anche in Campania, grande affluenza, code ai seggi, decisamente sopra ogni aspettativa. Riflettori puntati su Salerno, in ballo c'è la leadership di De Luca. Intanto Astriano scoppia il caso perché il presidente del seggio si è chiuso dentro con il kit per il voto perché contestava le liste. Vediamo.
È il momento della verità per il Partito Democratico, in particolare per il PD campano. Simpatizzanti e attivisti sono andati a votare per le primarie che decideranno chi sarà il nuovo segretario del partito a un anno dalla batosta elettorale delle politiche e dalle dimissioni di Renzi. Il PD che prova a ricominciare dalla gente, sull'onda dell'entusiasmo della piazza di Milano, il PD che vuole liberarsi dal correntismo e ritrovare l'unità. Per il momento di certo il PD ha ritrovato la partecipazione. A Napoli e in Campania l'affluenza ai seggi è stata molto intensa fin dalle prime ore della mattinata, così come in tutta Italia. Salerno, roccaforte di De Luca, stamane si è svegliata tappezzata di manifesti. Nei 20 seggi aperti un notevole afflusso di iscritti che conferma le previsioni della vigilia. Il governatore ha messo in campo una grande prova di forza per confermare la propria leadership. A Napoli, davanti ai seggi cittadini, in particolare al Vomero e nel centro storico, si sono formate lunghe code per partecipare alla scelta del nuovo segretario nazionale, tra Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giacomini. Alle precedenti primarie del 2017 si raggiunsero 160.000 votanti. Nel voto dei soli iscritti, circa 23.000 un mese fa, l'ha spuntata Martina, trascinato dal governatore De Luca, ribaltando in regione il dato nazionale che aveva visto primeggiare Zingaretti. In Campania si è votato anche per la successione ad Assunta Tartaglioni alla segreteria regionale. In lizza Leo Annunziata, sindaco di Poggiomarino, appoggiato dal governatore De Luca, l'ex sottosegretario Sannita, Umberto Del Basso De Caro e la preside napoletana Armida Filippelli. Niente voto per le primarie del PD Astriano, comune in provincia di Napoli. Il presidente del seggio, Sandro Rendina, si è infatti rifiutato di aprire, accusando i dirigenti del partito di non aver condiviso a livello locale le liste dei candidati all'assemblea. Arriva l'app antiparcheggiatori abusivi, la presentazione nel corso della raccolta firme dei Verdi oggi pomeriggio al Parco San Paolo per chiedere che vengano emanati dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini i decreti attuativi che prevedono l'arresto dei parcheggiatori abusivi recidivi colti in flagranza di reato. È stata l'applicazione grazie alla quale sarà presentata l'applicazione grazie alla quale sarà possibile immortalarli e inchiodarli mentre storcono denaro agli automobilisti. Un'iniziativa del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Borrelli, che questa mattina è stato anche aggredito e inseguito da uno dei parcheggiatori abusivi. Grazie a quest'app, dichiarano i promotori, sarà possibile fotografare i parcheggiatori mentre delinquono e la foto stessa sarà certificata assumendo valore legale per la denuncia grazie al servizio di datazione e certificazione con sistema a un click. Uno strumento prezioso per chi vuole contribuire a debellare questo male endemico della nostra città. A brevettare il servizio, Domenico De Luca, fondatore di Tolemaica, una startup innovativa tutta napoletana. Tragedia nella notte sulle strade della provincia di Caserta. Un ragazzo di 17 anni di San Cipriano d'Aversa è morto nella notte dopo un incidente stradale intorno all'1. Il ragazzo era in sella al suo scooter quando, per cause ancora da chiarire, nella zona del Conad di via Acquaro ha perso il controllo del mezzo cadendo sull'asfalto e morendo sul colpo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. I medici non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Indagano i carabinieri. E ancora sangue sulle strade del Salernitano, tragico bilancio nel fine settimana, 2 le vittime della strada che dobbiamo registrare, il primo a Battipaglia sulla Litoranea a perdere la vita, un uomo algerino di 45 anni residente a Capaccio. Lo scontro è avvenuto all'incrocio davanti al Lido Lago. Tra 2 auto, ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, nell'impatto anche l'altro conducente, un 25enne, è rimasto ferito in maniera grave. A Montecorvino Rovella, sempre la scorsa notte, un giovane alla guida della sua auto ha investito un pedone mentre attraversava la strada. L'uomo è deceduto subito dopo l'incidente. A perdere la vita, Walter Cuoco, 61enne, residente a Salerno. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato la salma. E restiamo a Salerno. Reinventarsi per superare la crisi economica che sta desertificando il corso e il centro della città. Tanti negozi che chiudono i battenti. Vediamo. Crisi del commercio a Salerno, si moltiplicano le chiusure di negozi e attività commerciali anche in centro, ma il comune sprona i commercianti. Non ci si deve piangere addosso, ma cercare di reinventarsi, approfittando anche delle tante iniziative organizzate dall'ente. Io credo che piangerci addosso non faccia assolutamente male. Il comune che cosa può fare? Il comune può intervenire in 2 modi. Da una parte, dal punto di vista delle infrastrutture e della logistica. Finalmente partiranno i lavori del completamento di
Piazza della Libertà. 10 mesi, 12 mesi, vediamo la luce, il parcheggio, ma non è solo questo, perché se un commerciante vuole additare al fatto di lavorare meno solo un problema di mobilità, io credo che il problema se lo deve porre anche lui. Sto andando, mi sto riammodernando i tempi in un momento di e-commerce, di digitalizzazione, sto sui social, aspetto ancora nella mia bottega che passi il cliente o devo mettere in atto delle strategie per andare a ricercare? Io credo che è cambiata la politica, è cambiato l'associazionismo, è cambiato il modo di fare giornalismo. Perché non debba cambiare anche il modo di fare commercio, non c'è più il commercio stanziale. Detto questo, come ho detto, questi lavori, la ripavimentazione del corso che aprirà, che inizierà quest'anno, saranno sicuramente cose che daranno nuova linfa. I croceristi che ad aprile inizieranno sono 69 scali, da novembre finalmente inizieranno il dragaggio. Quindi se oggi arrivano 100.000 visitatori per 69 scali, potremo anche raddoppiare queste cifre con il dragaggio fatto. Devo dire, sicuramente non è tutto bello, si può fare sempre di più, ma noi non ci siamo fermi. Ha minacciato di lanciarsi nel vuoto, ma è stato salvato da alcuni passanti. È accaduto questa mattina a Benevento sul ponte San Nicola. È stato un poliziotto libero dal servizio mentre transitava sul ponte ad accorgersi che l'uomo, un 57enne affetto da problemi psichici, stava cercando di scavalcare il parapetto con l'intenzione di buttarsi di sotto. La gente lo ha bloccato con l'aiuto di un passante che poi ha fatto scattare l'allarme. Il 57enne è stato affidato alle cure dei medici. Ancora a Benevento, smog in città, una nuova giornata di stop al traffico, vigili urbani in campo per controllare i presidi predisposti dall'ordinanza e non è finita, il vicecomandante della Polizia Municipale annuncia nuovi provvedimenti restrittivi. Vediamo. Lo smog non concede tregua a Benevento, dove anche questa domenica è stato necessario imporre il blocco al traffico veicolare a seguito del superamento dei valori di polveri sottili messe nell'aria. 5 in mattinata e 6 nel pomeriggio i posti di blocco dei vigili per assicurare il rispetto dell'ordinanza. Provvedimento che dopo aver esteso il permesso a circolare anche alle auto Euro 5 sembra consentire una migliore gestione dell'iniziativa. È andata bene, abbiamo mantenuto 5 chiusure più oggi pomeriggio 6, così come prevedeva l'ordinanza. Diciamo che la gente accetta di buon grado questa chiusura, perché da questa chiusura in poi possono circolare anche le auto che sono contrassegnate con l'Euro 5, quindi diciamo che c'è un po' più di mobilità in città, però questa toglie un po' di malumori. Intanto prosegue l'azione di controllo messa in campo dalla Polizia Municipale anche attraverso l'utilizzo dello street control. Questa mattina siamo usciti anche con l'autovettura che ha montato lo street control, che controlla le revisioni, le assicurazioni ed eventualmente se un'autovettura è rubata, quindi abbiamo verificato che una decina di autovetture sono senza revisione e per questo scatteranno le sanzioni. Un'azione di contrasto alle infrazioni del codice della strada che da domani potrà contare anche sull'ausilio di nuove telecamere che saranno installate nel centro cittadino. È un discorso a 360 gradi. Sono 4 telecamere che verranno messe sui varchi del Corso Garibaldi e dei vicoli adiacenti. Ad Avellino, grande festa con i gruppi carnevaleschi irpini, nel segno della tradizione, la Zezza di Bellizzi e di Mercogliano al corso tanta gente, vediamo com'è andata. Atmosfera di festa in mattinata in un Avellino baciata dal sole per le sfilate carnevalesche. Alle 10 ha preso il via la tradizionale parata dei carnevali irpini lungo il corso Vittorio Emanuele. Ad aprire le danze la Zezza di Bellizzi, seguita da quella di Borgo di Montoro e di Mercogliano. Poi via via tutti gli altri gruppi. Monteforte, 15, Pago del Vallo Lauro, Taurano, Ospedaletto, Cervinara, Volturara, Cesinali e Capriglia Irpina. Un'esplosione di colori, balli, musica e tradizioni. Apre Bellizzi, che è il gruppo della città capoluogo che fa da capofila. Bellissima giornata, tanta gente che vuole godersi questo carnevale, siamo tutti felici, stiamo dando l'anima, il corpo e lo spirito per far divertire tutti e per dimenticare qualche brutto episodio della nostra vita. Siamo 120 maschere, ci stiamo divertendo, bambini, la gente ha partecipato, oggi anche il tempo è stato dalla nostra parte. Bisogna solo divertirci, colori e allegria, viva il carnevale. La nostra tradizione stiamo cercando di tramandarla a questi piccoli bambini, lui è il più piccolo, 3 anni, e poi abbiamo il più anziano, 84 anni.
La nostra forza, se Dio ce la dà, la dobbiamo solo tramandare. Siamo di Pago del Vallo di Lauro, siamo il gruppo Laccio d'Amore, una parodia dei balli di corte stile francese e spagnolo. È tutta comandata in francese. Chanché! E quindi per noi è divertimento puro. Il Teatro Romano di Benevento fa il pieno di visitatori per la domenica gratuita e il direttore Ferdinando Creta annuncia un ricco programma di eventi per l'importante sito culturale. Vediamo. La prima domenica del mese gratuita nei siti culturali fa registrare un boom di visitatori a Benevento ed in particolare al Teatro Romano, dove gli ingressi a metà giornata già superano quelli dello stesso periodo dello scorso anno. Un successo per Ferdinando Creta, che dallo scorso ottobre dirige il sito che fa parte del Polo Museale Campano ed il Museo del Sannio Caudino di Montesarchio. Febbraio 2018 659 visitatori, febbraio 2019 1110 visitatori. Oggi sono stato qua a godermi l'arrivo dei visitatori della prima domenica del mese. Sono arrivati non solo i beneventani, sono arrivati anche visitatori da altre città. Il preludio ad una ricca serie di iniziative che prenderà il via con la settimana dei musei in programma dal 5 al 10 marzo, dal body painting alla musica, dall'arte contemporanea alla celebrazione per la giornata della donna. Non solo, il direttore lancia anche il progetto del biglietto annuale. Il Teatro Romano avrà un biglietto annuale di un costo simbolico, appena 10 euro. Con 10 euro per un anno intero tutti potranno vivere il teatro nell'orario di apertura e per tutte le attività istituzionali che il museo fa. Insomma, un programma denso di appuntamenti per mettere in pratica l'idea di Creta di rendere il teatro centro di cultura vivo e pulsante. Il problema è forse che dobbiamo innanzitutto riappropriarci della conoscenza di questa città. Dopo che ci siamo riappropriati della conoscenza della città, diventa molto facile poter gestire anche processi di crescita culturale, sociale ed economica. Ed è tutto per questa edizione domenicale, grazie per averci seguito. In regia Aldo Fenizia, una buona serata, arrivederci.